Il principe Harry ha ignorato gli avvertimenti. Meghan Markle ha scritto guai per il palazzo in seguito alla pubblicazione di un'intervista bomba, ha affermato un importante giornalista investigativo. Il duca di Sussex ha deciso di guardare oltre il fatto che la sua allora fidanzata Meghan aveva parlato della loro relazione con la stampa in un'intervista nel 2017 nonostante le fosse stato ordinato di mantenere il silenzio a bocca chiusa su argomenti sensibili, incluso se stesso, il biografo Tom Bauer ha affermato nel suo prossimo libro. Meghan ha parlato con il giornalista Sam Keschner per Vanity Fair nel 2017, in un momento in cui il suo fidanzamento con il principe Harry era ancora un segreto per il mondo. In un estratto dal suo prossimo libro Revenge, Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor, il signor Bauer ha affermato che l'attuale duchessa voleva che la sua intervista fosse incentrata sulla sua filantropia e attivismo. Tuttavia, si è lasciata sfuggire di essere innamorata di Harry, che è diventata la storia di copertina del numero di settembre di quell'anno della rivista. Nonostante le lamentele della duchessa, la pubblicazione dell'intervista è andata avanti, ha scritto il signor Bauer. E, anche se ha impedito alla sua allora fidanzata di parlare di lui al giornalista, Harry è rimasto assolutamente leale. Punto. In un estratto del libro pubblicato dal Times, il signor Bauer ha scritto, invertire la narrazione era impossibile. A differenza delle altre giovani donne che hanno sposato i Windsor, sembrava che Meghan non sarebbe rimasta in silenzio. A Londra, la famiglia di Harry e i suoi consiglieri furono sottomessi. Questo non era un problema, come alcuni avrebbero affermato in seguito, sulla gestione del palazzo o sulla cattiva gestione di Meghan. Non si poteva fare nulla.